Sì, solitamente quando si va ai rigori vince sempre la squadra che non ha meritato nei 120 minuti. Questa volta penso che abbia vinto la squadra che se l'è meritato, abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo tenuto bene, siamo riusciti a giocare una buona gara su un terreno impossibile, perché era impossibile mantenere l'equilibrio, era impossibile controllare la palla. C'è stato un attimo di apprensione sul 2-2 perché appunto affrontavamo un avversario molto attrezzato e una squadra molto esperta. Però la squadra ha reagito immediatamente e anche nel secondo tempo supplementare siamo stati pericolosi. Avremmo meritato la vittoria prima, però ecco, l'importante è averla vinta. Ecco, qual è stato un po' il segreto in questo cammino in Coppa? No, tra l'altro non è finito perché adesso ci sarà anche la fase nazionale, però insomma, arrivare fin qui, vincere in questo modo, cos'è che scatta in questa Coppa? Ma noi la Coppa è sempre stato un nostro obiettivo, come lo è il campionato, e siamo andati avanti, siamo riusciti a superare anche avversari difficili, perché siamo riusciti ad eliminare il Montevarchi, che una squadra molto attrezzata che abbiamo affrontato domenica scorsa. E ci siamo ritrovati qui con la grossa opportunità di ottenere un grande risultato e ora andiamo avanti, guardiamo avanti e ora pensiamo subito al campionato, perché domenica abbiamo una partita difficile ed è un campionato dove la classifica è ancora molto corta, quindi dobbiamo fare risultato già da domenica, poi penseremo alla Coppa, alla fase nazionale. Ora chiaramente le difficoltà aumentano perché incontreremo tutte squadre molto attrezzate. Ecco, ci sarà spazio per domenica comunque per festeggiarla questa vittoria. Sì, ora è giusto anche festeggiarla, però poi già da domani penseremo a domenica, perché come ho già detto prima abbiamo una partita difficile. La classifica è ancora corta, quindi è obbligatorio fare risultato.